Mimmo Falco, buongiorno, siamo a casa tua, siamo nella sede straordinaria, storica dell'Ordine dei giornalisti di Napoli e proprio di Napoli vogliamo parlare con il nostro amato presidente. Mimmo, cosa e come e dove può arrivare questo Napoli? Allora, innanzitutto grazie a voi per essere venuti qui nella sede dell'Ordine a parlare del Napoli, della nostra città. La squadra del Napoli, secondo me, ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto. E lo dico oggi, che è il 21 di dicembre, perché sono convinto che verso aprile-maggio il Napoli sarà alle costole della Juve o addirittura a pari punti con la Juve. Allora, Mertens sta giocando a fare un pochino il Maradona. Nel suo rientro, Milik pensi che possa avere delle difficoltà a reinserirsi in rosa? Ma io credo che il modulo di Sarri sia un modulo molto aperto e che dà la possibilità a tutti i calciatori, sia a Mertens che a Milik, di giocare insieme. E ritengo che questo sarà un esperimento che sicuramente Sarri metterà in campo al più presto. Ultima domanda, poi ti lascio perché c'è tantissime cose da fare e ti ringrazio per il tempo che ci stai dedicando. Lo Stadio San Paolo. A breve, relativamente tempi brevi, avremo la partita di ritorno degli ottavi con il Real. Riusciranno i nostri eroi a sistemarci lo stadio? Guarda, io sono sempre un ottimista, mi auguro che tutte le istituzioni, Comune, Calcio Napoli, si mettano d'accordo per dare dignità a questo stadio che fu fatto nel 1959, io lo voglio ricordare ai nostri telespettatori. Due grandi architetti, Coccia e Mazziotti, progettarono lo stadio San Paolo intorno agli anni 57-58. E voglio raccordare un aneddoto che poi è scritto anche su diversi libri. L'allora sindaco di Napoli, il comandante Achille Lauro, si recò a fare un sopralluogo allo stadio San Paolo e l'anello inferiore non era previsto, era previsto uno stadio diverso e lui invitò i due architetti a rimodernare lo stadio in corso d'opera per fare una capienza che all'epoca era inimmaginabile. I due architetti fecero questo stadio che divenne una bomboniera, che era meraviglioso. Purtroppo, con i mondiali del 90 è stato snaturato lo stadio San Paolo e noi abbiamo avuto uno stadio che veramente è indegno per una città come quella di Napoli. Quindi speriamo che le cose si ricompongano, tutto torni a posto, speriamo soprattutto che il Napoli domani vinca con la Fiorentina e speriamo che la partita del 15 di febbraio, insomma, ci porti un risultato ottimale. Io ritengo che il Napoli debba giocare sia il campionato e sia la Coppa dei Campioni con grande determinazione perché possiamo avere dei risultati fondamentali e importanti. Posso fare una battuta? Io mi auguro che i quarti di finale vedano il Napoli contrapposto al Porto. Vuoi fare gli auguri di Natale ai telespettatori di Sinapsi News? Io vorrei fare gli auguri di Natale a tutti coloro i quali amano questa città, a tutti coloro i quali tengono a cuore Napoli nel Mezzogiorno, che Napoli è una delle città più belle del mondo. Abbiamo avuto un picco di turisti in questo periodo natalizio e credo che fino alla Befana Napoli sarà piena di persone. Questa è la dimostrazione di come questa città può rinascere con delle strutture. Quello che è importante purtroppo nel Mezzogiorno ed è fondamentale che manca è il lavoro. Noi dobbiamo fare tutto per dare la possibilità alle giovani generazioni di trovare lavoro e impegno. Anche nella nostra professione, e ne parliamo molto io e te, noi abbiamo molti colleghi giornalisti che per fare questa professione hanno dovuto lasciare la regione Campania e andare altrove in ogni parte del mondo a far valere la loro intelligenza, professionalità e capacità. Questo purtroppo porta un grande danno anche alla cultura di una città come Napoli. Va benissimo, puntualissimo come sempre. Grazie Mimmo, buon lavoro. Buon lavoro a te. Come era doveroso, l'assessore Borriello ha mantenuto l'impegno, ci ha ricevuti e stamattina gli dobbiamo fare un pochino di domande. Qualcuno anche forse abbastanza imbarazzante. Vogliamo parlare dello Stadio San Paolo, lo diciamo immediatamente ai nostri telespettatori. Allora, assessore, com'è veramente la situazione dello Stadio San Paolo? Perché ne stiamo leggendo di tutti i colori. Stiamo, come dire, incrementando la vendita dei giornali. No, 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 è una situazione che adesso ha una sua fluidità. Dopo diversi mesi di
di lavoro, più legato a questioni di burocrazia, pesantezza insomma di una macchina amministrativa su un'opera pubblica, capire quali erano le priorità individuate sicuramente in settori legati alla sicurezza, i vigili del fuoco che giustamente chiedono maggiori attenzioni a quello che è l'impianto antincendio, le vasche di accumulo, insomma questioni a cui noi non possiamo più derogare, e quindi si è deciso di partire subito immediatamente con questo primo step di lavoro che comprende appunto opere legate alla sicurezza e poi anche opere legate ad alcune prescrizioni insomma che ci sono state fatte non in maniera scritta ma più volte sollecitate insomma dalla UEFA Champions League. Quindi c'era attenzione alla tribuna stampa dove noi ne abbiamo data, quindi con la completamente smembramento di quello che è l'attuale tribuna con un'altra adeguata a tutte le normative, con una rete insomma funzionante, con i bagni, perché non abbiamo i bagni alla tribuna stampa, insomma qualche cosa che finalmente può dirsi almeno a norma. Ho visto dei progetti anche molto buoni che sono stati anche condivisi con il presidente De Laurentiis, il quale insomma dopo un primo momento di obiettivo confronto diciamo sulle opere si è dimostrato estremamente collaborativo, anzi ha chiesto di avere maggiore attenzione anche per l'aspetto legato a quello che è l'ingresso dello stadio che presenta obiettivamente delle carenze di manutenzione, quindi questa parte qui, su questa parte interverremo, anche l'area hospitality con il bagno che non funziona benissimo, insomma vediamo un attimino di poter fare delle cose. Si è reso disponibile a migliorare la parte degli arredi di queste aree, noi abbiamo detto che assolutamente non c'è difficoltà, sono una sinergia insomma che si è trovata e che speriamo sia duratura. Allora, un altro punto di chiarezza, diciamo così, l'uccellino ci ha detto che la prima tranche dovrebbe essere interessata da un piccolo gruzzoletto, un piccolo tesoretto da 1.400.000 euro. Come lei già ha precisato, stiamo parlando di sicurezza, sistemi antincendio, parliamo di spogliatoi per gli ospiti. Certo, in questa prima tranche ci sono anche gli spogliatoi, logicamente non potevamo, con l'approssimarsi di una gara internazionale, tra l'altro quando avevamo deciso non sapevamo neanche che c'era il Real Madrid, eravamo sicuri però che il Napoli passasse il turno e quindi dovevamo intervenire, quindi gli spogliatoi saranno fatti, poi adesso c'è il Real, cercheremo di fare degli spogliatoi Real, ecco. Quindi con i tempi, la macchina burocratica, lei sa meglio di me che... Abbiamo superato gli ostacoli burocratici, i lavori sono iniziati, per cui insomma dobbiamo soltanto lavorare. Non ci vogliono tantissimi giorni, c'è più che altro una questione di logistica, perché nelle due o tre gare dove faremo gli spogliatoi dovremo trovare un'altra sistemazione appunto per gli spogliatoi per lo svolgimento delle gare del campionato e anche della Coppa Italia, quindi dobbiamo un attimino trovare una sinergia ulteriore col Calcio Napoli per spostare questi arredi, spostare in un altro luogo dello stadio, quindi dobbiamo avere un po' di, come dire, di pazienza, però per il 7 marzo avremo degli spogliatoi all'altezza. Quindi possiamo dire ai nostri telespettatori, ma a tutti i tifosi del Calcio Napoli, a tutti i napoletani, che il San Paolo finalmente ritornerà ad essere quello che era, il tempio del calcio. Allora, il San Paolo ora è chiaro che avremo dei lavori che sono estremamente limitati, ma da giugno partiremo con lavori che riguarderanno l'intero impianto, dalle palestre agli impianti, i bagni sono qualcosa di assolutamente indecoroso, le luci, i sediolini che non sono a norma e non sono a norma per nessuna gara più, quindi parliamo di cose che devono essere assolutamente fatte. Un'ultima veramente domanda, ma questa più che una domanda è un auspicio. Cosa vuoi, ti senti di dire ai tifosi di Sinapsi? Intanto insomma augurare un felice Natale, un buon anno nuovo, sperando che sia migliore di quello che abbiamo passato con estrema difficoltà. Io credo che sportivamente insomma questa città sta migliorando nonostante le obiettive carenze, però ci auguriamo da questo 2017, come dire, almeno successi sportivi e soprattutto successi legati alla nostra grande maglia azzurra che è il Calcio Napoli. Quindi forza Napoli. Questo sempre. Grazie. Allora, benissimo, nel corso di questa nostra straordinaria intervista stiamo chiedendo un pochino a tutti i napoletani cosa pensano, dove può arrivare questa squadra, questo Napoli. Cosa dici rispetto a questo attacco leggero del Napoli? Cosa pensi? E questo Mertens che gioca a fare un po' il Maradona? Allora, buongiorno innanzitutto. Allora, io penso che il Napoli quest'anno può arrivare avanti, può arrivare in finale di Champions. Mi piace tantissimo questo modulo, il modo in cui sta giocando in quest'ultimo periodo. Penso che Mertens sia un grande campione e spero che adesso con il rientro di Milik ci possiamo soltanto rafforzare. Per quanto riguarda la partita con il Real Madrid, come va è sempre un successo, sono sicuro che però
quando torniamo in casa a rigiocare sarà una battaglia veramente dura per il Real. Mertens, dicevamo, sta giocando a fare un pochino il Maradona. Milik avrà difficoltà a reinserirsi in squadra, in rosa? Non lo so, dipende dal tecnico. Magari vuole usare le due alternative Insigne e Mertens. Sicuramente avrà un rivale in più Milik per entrare in rosa. Abbiamo uno stratosferico Mertens, questo Napoli dove può arrivare con questo gioco e con questa rosa? Con questo gioco e con questa rosa, se il portiere non ha i suoi svarioni, possiamo anche andare direttamente in Champions tranquillamente. Allora, benissimo, stiamo continuando questo giro estenuante, ma molto molto bello, perché stiamo sentendo veramente l'anima di Napoli, ma soprattutto dei napoletani che poi tifano Napoli e sono tantissimi per fortuna. Abbiamo incrociato il negozio più bello di Napoli, del Napoli, quindi non possiamo non chiederti, con questo Mertens che gioca a fare un pochino il Maradona, Milik avrà difficoltà a reintegrarsi in rosa? No, non avrà difficoltà, perché purtroppo noi per un periodo abbiamo avuto un po' di difficoltà per adattare Mertens, però essendo un campione si è adattato facilmente, ma per la Champions e per altre due competizioni abbiamo bisogno di tutti quanti, anche di Milik. Perfetto, questo Napoli pensi, io già sto pensando al 15 di febbraio chiaramente, perché la partita di Noma non è assolutamente mai scontata nessuna gara, però volevo dire, quanto fastidio possiamo dare a questo Real? Secondo me attualmente possiamo dare molto fastidio, e forse Napoli ha un vantaggio, che se dovesse uscire con il Real Madrid, che è l'ultima squadra che ha vinto due Champions di seguito, non sarebbe un dramma, però io penso che in questo momento il Real Madrid andrà molto in difficoltà. Va benissimo, sei stato gentile, grazie, forza Napoli. Fortunosamente siamo capitati incappati, anzi direi, in un giovane tecnico in erba. Questo Napoli dove può arrivare? Il Napoli vince la Champions League, secondo me, ha un gioco pazzesco. Quindi sta parlando il tifoso adesso, non il tecnico? No, non sono tifoso. Il gioco che ha il Napoli, ne sono poche le squadre al mondo, ma non sto scherzando, parlo su serio. Infatti è stato paragonato un pochino, anche se da lontano, al Barcellona? Non tanto, perché Barcellona ha dei giocatori, per l'amor di Dio, senza offese ai giocatori del Napoli, che io li amo, li adoro, proprio il colore adoriamo noi, ma sono un'altra classe di giocatori, però ci stanno dando tante soddisfazioni. Allora, Mertens sta giocando a fare un pochino il Maradona, Milik avrà difficoltà a reinserirsi in rosa? Al momento sì, perché nessuno si aspettava che Mertens era un vero centravanti. Se continua così a questa costante, non abbiamo bisogno di un centravanti ma di un terzino. Non ci dimentichiamo che Gulam adesso parte per l'Africa e quindi per il torneo i mondiali. Quindi, però, Milik serve sempre, se i rimpiazzi sono importanti. Quindi forza Napoli. Auguriamo un recupero a Milik, forza sempre, Napoli. Forza Napoli, sempre. Grazie ragazzi, buona giornata. Auguri e buon Natale a tutti e buon anno. Auguri a tutti gli spettatori a tutti di Synapse News. Esatto, auguroni e buon Natale e buon anno. Via alla conclusione questa nostra giornata di interviste sul Napoli, del calcio Napoli, ma soprattutto è la giornata dei tifosi napoletani. Domani il Napoli affronta la Fiorentina, abbiamo un appuntamento importantissimo. A brevissimo, si può dire, appena dopo le feste, il 15 di febbraio andiamo a incontrare dei mostri, sai, i Brancos del Real. Siamo con il mister Lello Mazzocchi, al quale chiediamo immediatamente questo Napoli dove può arrivare. In Champions? Allora, sicuramente per il gioco che sta esprimendo, che ha sempre espresso il Napoli, io penso molto molto lontano, anche se c'è stato un periodo un po' di calo, io lo vedo dal punto di vista fisico, per il gioco di Sarri tutti i componenti dello staff devono correre, e tanto. C'è stato un momento di calo fisico, quindi c'è stato anche un momento che non ci sono avuti i risultati, ma adesso che stanno di nuovo correndo con il nuovo Mertens, molto entusiasta, ripreso anche dal punto di vista fisico e anche mentale, sta dando gli ottimi risultati. Anche perché ha cambiato finalmente posizione, sta giocando nella sua posizione, e proprio su questo mister volevo farti una domanda importante. Mertens che gioca a fare un pochino il Maradona, ha fatto un gol straordinario domenica scorsa, ne ha fatti 4 veramente. Sarebbe bene farne uno a partita anziché 4 insieme probabilmente, ma sono due correnti di pensiero. Questo Mertens quanto fastidio darà a Milik per quanto riguarda poi il rientro di quest'altro campione che abbiamo? Io non parlerei mai di
fastidio tra virgolette nel calcio, soprattutto per noi tifosi napoletani. Ben venga che non ci sia solo Mertens, ma che tutti darebbero fastidio agli 11 titolari. Per dirla in breve, ben venga anche Milik e chiunque altro per giocare in quella posizione. È normale che in alcune partite ci vuole Mertens, anche se lo togliamo un po' dalla fascia per dare un po' anche di respiro ad Insigne, però ben venga a Milik che in alcune situazioni col gioco aereo o con la sua fisicità al centro dell'area ci può dare anche delle altre opzioni. E quindi, oltre, io non parlo mai di cambio di modulo, perché Sarri sa fare il suo lavoro e lo sa anche molto bene, lo fa benissimo. Ultima domanda, poi la lascio al suo lavoro perché so che è pieno di impegni in questo momento. Gliela voglio porre all'inverso, io l'ho fatta a tantissimi napoletani, poi quando seguirà il servizio lo verificherà da solo. Quanto sarà difficile per questo Real Madrid incontrare questo Napoli? Tantissimo fastidio. Se il Napoli gioca come... No, la domanda era all'inverso. Quanto sarà difficile per il Real incontrare questo Napoli? Tantissimo. Tantissimo, ho capito bene la domanda. Tantissimo. Sicuramente saranno loro che si dovranno, anche se giocheranno nel tempio del calcio Madrid, però comunque avranno tantissime preoccupazioni, non tanto per il singolo calciatore, ma per il gioco che esprime il Napoli. Voglio vedere proprio il 15 febbraio come se la caveranno. Va benissimo mister, grazie, gentile come grazie sempre, poi ti vengo a trovare in campo, noi siamo amici, la gente, sono orgoglioso. Sono sempre in attesa di una domanda, sa benissimo quanto ti stimo per il tuo lavoro e quello che fai. Va benissimo, grazie, fai gli auguri agli ascoltatori di Sinapsi News. A tutti i telespettatori vi do tantissimi auguri, soprattutto di serenità, di pace e soprattutto che siate sempre felici e sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, grazie mister. Allora, abbiamo sentito un pochino le voci di tutti i napoletani, abbiamo fatto una serie di interviste, abbiamo sentito l'assessore allo sport del Comune di Napoli, abbiamo sentito il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Napoli, Mimmo Falco, abbiamo sentito le voci di tantissimi napoletani. Oggi ci troviamo in mezzo a due straordinari artisti perché Napoli, oltre ad essere una squadra straordinaria, oltre ad esprimere un calcio meraviglioso, oltre ad essere la squadra più bella del mondo, Napoli è? È Cacqua.